Vi siete mai chiesti perché vogliono abolire il denaro contante? Ci raccontano che con l'abolizione del denaro contante sconfiggeremo finalmente l'odiosa pratica dell'evasione fiscale. Ma vediamo come funziona la moneta nel circuito dell'economia reale. Questi sono 100 euro, un pezzo di carta, una banconota che può circolare infinite volte tra gli attori dell'economia reale. Ad esempio, se io vado dal medico, spendo 100 euro. Con questi stessi 100 euro il medico potrà andare al ristorante, il ristoratore potrà andare dal fruttivendolo, il fruttivendolo potrà spendere i soldi, diciamo, da un elettricista, l'elettricista potrà andare a farsi qualche birra al pub, i soldi possono passare a un macellaio, un maestro di musica, un pescivendolo e continuare all'infinito. Il giro. Rimangono sempre con lo stesso pezzo di carta, tutti possono lavorare. Il valore rimane sempre lo stesso, sono 100 euro che non si consumano. Come funziona invece con la moneta elettronica? Se io vado dal medico e pago 100 euro con carta di credito o con bancomat, bisognerà scalare dalla transazione 2 euro, semplifichiamo, che andranno all'interno del circuito bancario finanziario. Il medico passerà al ristorante, anche qui il ristoratore pagherà 2 euro al circuito bancario finanziario, dal fruttivendolo, poi l'elettricista, poi il pub, macellaio, maestro di musica, pescivendolo, fino a quando la circolazione monetaria di quei 100 euro iniziali sarà totalmente azzerata. E dove sono finiti i soldi che circolavano nell'economia reale? Sono finiti qui. Con la moneta elettronica il banco vince sempre.